Lo spettacolo vale una passeggiata in riva al lago Umbro. Le temperature siderali di questi giorni, al di là degli inevitabili disagi, ci offrono anche delle sorprese davvero piacevoli. È il caso della gelata del Trasimeno. Il quarto lago d'Italia si è dunque fatto di ghiaccio, come già successe nel 56, nell'85 e in parte nel 2002. E la curiosità di tanti non è tardata ad arrivare. Nonostante le raffiche di vento gelido, c'è chi non si è voluto perdere questo momento e ha sfidato il freddo per una foto o un filmato. Signora, che effetto fa vedere questo lago così? Io l'ho visto anche nel 56, nel 1956, quando c'era la maestrina che a piedi andava a fare scuola all'isola. Bell'effetto rivederlo, eh? Sì, bello, sono partita da poi anno apposta a venire a vedere il lago ghiacciato. Ed è magnifico così, indubbiamente molto attraente, me lo ricordavo diversi anni fa, ora stavo vedendo che le cascate di ghiaccio lì sono incredibili. Anche nell'85 ci fu un evento di questo genere, se lo ricordo bene. Certo, nell'85 me lo ricordo sia al lago che nei dintorni, era stato molto duro. Ma anche più recentemente comunque si era ghiacciato. E da dove viene? Io vengo da Tirontola. Ve l'aspettavate il lago così? Sinceramente no, stavamo dicendo che è la prima volta che vediamo il lago Trasimeno ghiacciato. Infatti siamo venuti a fare delle foto, dato che il mercato è impossibile lavorare. È incredibile, io non, in 30 anni non avevo mai visto una cosa del genere, sinceramente. E è veramente bellissimo. E beh, un bello spettacolo, veramente inusuale da noi. Mi ricorda tanti anni fa che ci fu un periodo molto molto freddo, mi pare a gennaio, dove c'era lo stesso lago ghiacciato e mi ricordo che venni lo stesso a fare le foto e delle riprese, perché veramente è incredibile.